Fratelli rossoneri, amici e rivali di YouTube! Dai che è venerdì! Dai che è venerdì! Su ragazzi, dai che è venerdì! La 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 la! Che entusiasmo, la! La 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 la! Finto entusiasmo, la! Dai che è venerdì! Dai che è venerdì! Su ragazzi, dai che venerdì. Siccome ognuno c'ha la propria opinione, non voglio stare qua a rompere i coglioni perché già penso che me li ha rotti qualcun altro. Se volete sapere quello che la penso su quello che già mi chiederete qua sotto, sappiate che non vi risponderò qua. Seguitemi su Instagram, vi lascio qua sotto il link in basso in descrizione. Seguitemi su Instagram, qua non posso parlare di quello che è successo ieri. Quindi non chiedetemi nulla, questo qua è un canale sul calcio. Volete divertirvi? Guardate le mie storie su Instagram. Quindi lascio qua sotto il link in basso in descrizione. Seguitemi su Instagram. Detto questo, ragazzi, parliamo di calcio. Non ci resta che il calcio. Dunque, Leao, 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 Leao. Leao, vi ricordate di che era questa canzone? Beh, questa canzone era di questo signore qua, ve lo faccio vedere per i più giovani. Era di questo signore qua, avevo l'abbonamento allo stadio. Era di questo signore qua e la canzone faceva Wea, 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 wea. Allo stadio anche quando abbiamo giocato contro questi qua di Verona 4-1, poi la stagione lì è finita di male in peggio. De Vitis 1-0, poi secondo tempo 4-1 col gol di 3-1, del 3-1 che è partito del 4-1, non mi ricordo se no, il 3-1 era partito da casa sua andando in porta col pallone. Leao, argomento Leao. Piovono voci che dall'Inghilterra sia arrivata, no, dalla Germania, scusate, sia arrivata una maxi offerta per Leao. Allora, ragazzi, bisogna vedere se questa voce è vera, ovviamente, se questa voce è vera, pare che si arriva, che sia, ci sia Borussia Dortmund, un'altra che sia interessata a Leao. E qua siamo un bivio, signori miei, perché da una parte, se fosse vero, ovviamente, che questi 28-30 milioni sono stati proposti al Milan, da una parte fanno gola, indubbiamente, fanno gola perché 30 milioni puoi andare subito, secondo me, a investire su un Vlasic, su un Vlasic più Ilicic, per fare un esempio, comunque sia puoi investire i soldi, magari tenendoti sicuramente un Auge, perché se partirebbe Leao sicuramente ti vai a tenere un Auge e poi devi andare a prendere due giocatori, devi andare a prendere due. Abbiamo parlato tante volte molte volte di questo atteggiamento del cazzo che c'ha Leao, di questo atteggiamento proprio irritante che ha Leao. Però, signori miei, voglio porvi una domanda. Siamo sicuri che questo ragazzo qua non esploda veramente, ma non a livello di potenzialità, calma, perché a livello di potenzialità l'ha già dimostrato che è forte. Questo ragazzo qua, a livello di potenzialità, perché se no non veniva fuori gol col Benevento, che non è stato un caso. I 6 secondi contro il Sassuolo non è stato un caso. Altre partite dove è stato impiegato da laterale o tipo a Bologna l'anno scorso, da trequartista praticamente, libero di svariare, dove è stato assolutamente devastante al centro della manovra. Leao è un giocatore che deve stare al centro della manovra. C'è un contro che quando gioca lui da esterno, Theo Hernandez fa una gran cazzo di fatica della Madonna perché lui non rientra. Quando invece era stato addirittura impiegato nel ruolo di trequartista, che era per forza il vivo dell'azione, è stato devastante. A destra un disastro, non può giocare a destra perché lui con la postura del corpo si mette sempre così a ricevere il pallone, quindi dalla parte praticamente sinistra con la postura, andando con la spalla di sinistra, di qua, sì, per puntare l'uomo. Quando la riceve dalla parte destra, con la postura dalla parte destra, fa molto più fatica, perde probabilmente il 90% delle sue potenzialità, soprattutto sul fatto di puntare l'uomo.
sa benissimo, ci sono alcuni giocatori tipo Brian Diaz che giocano sia col destro che col sinistro, fenomeni, che ti punta sia col destro che col sinistro, indipendentemente da dove gli arriva e come gli arriva il pallone. Invece lei è un giocatore che come gli arriva il pallone lui proprio, ma come tanti giocatori, vediamo anche tipo, vi faccio un esempio di altri giocatori, tipo un Perisic, Perisic se lo mette a destra praticamente è bello che è finito, a me piace tantissimo Perisic per dire, o tantissimi altri giocatori che se li metti a destra. Vi ricordate Robben? Robben l'avete mai visto giocare a sinistra? No. Ci sono quei giocatori, o Ribery l'avete mai visto giocare a destra? No. Ci sono quei giocatori che hanno proprio la postura, la gran maggior parte dei giocatori, che si trovano meglio su, su una determinata zona laterale del campo, che sia a destra o che sia a sinistra, con una grossissima differenza. È una cosa di natura questa, come quando si giochi col destro o col sinistro. Pochi giocatori tipo tipo Brian Diaz, indipendentemente di punta sia a destra che a sinistra, pochissimi davvero, per questo mi piace tantissimo, perché è un giocatore imprevedibile. Comunque, tornando a Leao, scusate mi sono dilungato, bisogna trovare lì la colonna. Io so che qua sotto, ragazzi, la libertà di pensiero è la prima cosa. Anch'io sono combattuto, vi dico la verità, anch'io sono combattuto come molti di voi. Alcuni non hanno, una gran parte, lo so già, 28-30 milioni ci dicono già, lo portiamo già là impacchettato, Vlasi, Cilicic, lo so già, perché qua sotto so già cosa mi risponderete, libertà di pensiero. Da una parte c'è una parte di me che la pensa come voi, cioè che dice, cazzo, 28-30 milioni vado a prendere Tizio e vado a prendere Caio, perché comunque se va via Leao ci vogliono almeno a livello numerico due giocatori, perché va bene che è rientrato anche Pobega, però per sostituire Çalhanoğlu sicuramente ci vorrà un giocatore. Questo è poco, che sia un 7 che può fare il 10, un 10 che può fare il 10 Brian Diaz, il trequartista, mettiamo per il rispetto di Brian che c'era già la maglia numero 10 sulle spalle. Può giocare dietro la punta, comunque a livello numerico a Çalhanoğlu verrà sostituito. Se va via Leao, sa che devono essere due giocatori a livello numerico che vanno sostituiti. Se andasse via Leao, c'è da dire che quasi sicuramente rimarrebbe Pederli a sinistra, Auge, con Brian Diaz che può anche giocare a sinistra, comunque Auge penso che rimarrebbe. Siamo sicuri però che questo giocatore andando via, magari come André Silva che era svalutato, che tutti non vedevano l'ora che se ne andasse, mica le luci, e qua io pago. E poi alla fine invece abbiamo, cioè invece, e poi invece in Germania alcuni si mangiano ancora le mani, perché in Germania ha fatto benissimo André Silva. Bisogna dire che molte volte ci è mancato Zlatan Ibrahimovic l'anno scorso, Rebic che non è punta, messo Rebic, o Leao messo lì punta, che contro tante squadre non può fare la punta. Leo sapete come può, dove può fare la punta? Nelle partite dove c'è da ripartire in contropiede, dove c'è qualcuno che gli manda dentro il pallone in profondità. Vi faccio un esempio. A Bergamo l'anno scorso, quando ha giocato davanti, nel primo tempo, con le spalle girate alla porta, non ha visto un pallone. Perché lui deve giocare soltanto di profondità. Lui diventa devastante quando gioca in profondità. Quindi devi dargli dietro uno, tipo magari Brian Diaz, che gli butta dentro il pallone. Oppure potrebbe giocare in un cambio di modulo, magari di fianco Zlatan Ibrahimovic, che corrono voce, che è il suo pupillo, uno dei pupilli di Ibrahimovic, è Leao proprio, che magari gli dà dentro quel pallone in profondità, perché si sa benissimo che Ibra, oltre che segna lui, lui manda proprio in porta i compagni. Quindi con un cambio di modulo, come anche magari passare da un 4-2-3-1 in alcune fasi della partita, passare con un 4-3-1-2 di fianco a Zlatan Ibrahimovic può diventare devastante. Poi voglio chiedere un'altra cosa, ma vale soltanto 28 milioni? Adesso magari rispondiamo di sì, ma se dopo l'anno prossimo invece ne vale 40, 50, 60, perché quest'anno esplode, ci stiamo qua a mangiare le mani? Noi il potenziale che ci abbiamo lo conosciamo già. È l'atteggiamento del ragazzo che non ci va a piacere, però bisogna anche dire una cosa, che il ragazzo era entrato anche prima dalle ferie per comunque allenarsi con la squadra, quindi mettendosi a disposizione per ottenere una forma fisica subito, pronti via, boom, quando si parte. Sono anch'io combattuto sinceramente, ragazzi, sono molto combattuto. Io vi dico la verità, se dovesse rimanere Raffaello e dovesse e mi dicessero che comunque arriva un Vlasic per dire, per sostituire a Çalhanoğlu e poi rimaniamo così, io sarei in gran parte anche contento. Se va via Leao, sai che devi prenderne due, potrebbe arrivare magari insieme Vlasic e Ilicic, se va via Leao, che c'è soldi subito per prendere tutte e due. Ragazzi, sono dei punti interrogativi. Leao c'è da dire che c'ha 22 anni, quindi comunque c'ha grosse potenzialità ancora di miglioramento, un giocatore giovanissimo.
C'è un grosso combattimento. Poi, ragazzi, bisogna vedere se queste offerte è vera, che sono arrivate, non è vera. Io vi dico quello che hanno detto ieri su Sport Mediaset, dove hanno detto e sottolineato che ci sono delle sirene tedesche per Leao. Boh, staremo a vedere un attimino da farsi. Per ora, da quello che trapela dalle notizie, pare che il giocatore si è determinato a rimanere e soprattutto a dimostrare il proprio valore. Oh, chissà mai che quel gran cazzo di sorrisino irritante che c'ha sulle labbra quest'anno se lo toglie e da quel sorrisino diventa una faccia da cattivo di una belva incazzato nero con la fama di vincere. E allora lì veramente l'anno prossimo diremo: minchia, meno male che non abbiamo ceduto. Come magari l'anno prossimo diremo: no, no, adesso aria. Ragazzi, vedremo un attimino che cosa succederà. Detto questo, scusate, oggi mi sono dilungato un po'. C'avevo voglia di chiacchierare. Sono talmente nervoso per altre cose che c'avevo voglia di chiacchierare oggi. Non voglio sfogarmi con voi. Ore 14 ci vediamo sul tubo e ore 19 sul viola. Sul viola posso parlare anche di altre cose, anche qua non me la sento perché c'è il rischio chiusura del canale. Seguitemi su Instagram, seguitemi sul viola, lascio qua sotto il link in basso in descrizione di entrambi. Ok? Ci sentiamo dopo, ragazzi. Un bacio, buona giornata a tutti, dai che è venerdì.